Forza ragazzi, tutti in acqua. Dai. 300 vasche stile, testa alta con la palla. Forza. Che succede, Capone? Volete sapere che succede, mister? Volete veramente sapere che succede? È che da quando è arrivato qui in squadra, voi a me non mi guardate proprio più, mister. Voi non avete occhi che per lui, vi siete proprio scordato che esisto. E non si fa così, mister. Non si fa così perché io così ci sto male. E tra l'altro a quei cretini nemmeno glielo posso dire, sennò mi sfottono pure. Ecco che succede, mister. Siccome è un po' di tempo che ti vedo giù di corda, allora volevo sapere se è tutto a posto. Ma perché ve ne siete accorto? Tu sei un veterano di questa squadra. Ti tengo d'occhio, sai. Ci tengo a te. Ma niente, mister. Va tutto bene, anzi va benissimo. E allora perché non sei in acqua? Subito, vado subito in acqua. Forza, Capone. Sì, mister. Diamo, Capone. Dai, ragazzi, forza! Stile, testa alta con la palla, forza! Capone! Sì, da quella direzione! Forza con quelle gambe! Merloni! Forza! Valentini! Non balbettare anche in acqua! Andiamo! Ho bisogno di parlarti. Sarò fuori tutto il giorno, posso fidarmi a lasciarti da sola, sì? Il cane me lo porto via. Ma certo che puoi lasciarmi da sola. Non sono mica l'amica di Heidi sulla sedia a rotelle. Non ti preoccupare. A che ora hai detto che torni? No, veramente non l'ho detto, ma insomma un'ora di cena direi. Perfetto. Così poi mangiamo insieme. Tesoro. Ciao. Ciao. Andiamo, Pablo, su. Pronto? Sono Clelia Del Fiore. Dunque, confermo l'appuntamento di oggi. Massaggio viso e corpo. Ma senza tutto quell'olio, per carità. Che poi ci vogliono 2 ore per togliermelo di dosso. E perché dovrei crederti dopo tutte le cazzate che mi avete raccontato? Perché non ho nessun motivo per cui mentirti. Vuoi sapere come stanno le cose? Direi. Per me non è stato un gioco. Ho la svista di un momento. Ti prego, non mi parlare di amore. Risparmiami questa cosa. Bene. Non ti parlerò d'amore. Bene. Però una cosa te la voglio dire. Puoi dare tutta la colpa a me. Puoi chiamarmi puttanella, gatta morta. Tanto li immagino i termini usati tra amiche. Però per una volta mi trovo dall'altro lato. C'è una cosa che noi donne non sappiamo proprio fare. Capire che se è successo forse c'era lo spazio per cui poteva succedere. Una mancanza, una crepa. In cui tu ti sei infilata e l'hai fatta diventare una voragine. Ma che cosa stai dicendo? Che se Paolo è venuto a letto con te è una mia responsabilità? Sì, credo di sì. Credo che sia responsabilità tua, esattamente come mia, di Paolo e anche di Gianluca. Vogliamo trovare qualcun altro da incolpare? Bene, ho sentito abbastanza. No, scusa. Allora, visto che ho fatto la figura della stronza, lasciami almeno la soddisfazione di fare un'uscita di scena con qualche onore. Paolo non mi ha più voluto vedere. Non ci incontriamo più neanche qua dentro. Facciamo i turni. Non lo sapevi? Vedi, se Paolo è distratto o distante, non è per colpa mia, purtroppo. E non lo dico per me, lo dico per te. Finché c'è qualcuno con cui prendersela, ce la possiamo ancora fare. I guai cominciano quando non c'è più nessuno a cui dare la colpa se non a noi stessi. Merda. Vi voglio carichi, eh? Questo è merengue. Muovi quei fianchi. Avanti. Bene. Uppa, giù, tre, qua, uppa, giù, tre,
detto. Vale! Così, così, ritmo, forza, alla derecha. Bene, finale! Grazie ragazzi! Ciao! Ciao! E la biondina dove l'hai lasciata? La biondina sta a casa e ci rimarrà per tutta la settimana. Che peccato. Certo che tu sei proprio tanto portato per un ballo, sa? Eppure tu, eh? Senti, sai che pensavo che sarebbe bello se magari io e te ogni tanto ci possiamo vedere per provare dei passi da soli, senza che Luis... Luis? Si potrebbe anche fa, però potrebbe essere un po' pericoloso. Pericoloso perché... Mena. No, però metti che scopriamo dell'affinità. Metti che, come dice la canzone, tu sei l'ingranaggio giusto, fatto apposta per una come me. Poi che famo? E che famo? Che famo? Mai lo proviamo, mai lo scopriamo. Ah. No? Basterà. Gli hai respirato un po' in faccia. Le ho alitato in faccia. Mancava poco che la baciassi quella. Ecco, potevi farlo, no? Così andavamo un po' più sul sicuro. Senti, Stefania Del Fiore, va bene la competitività, ma tu mi stai istigando all'adulterio. Ancora chiricozzi. Un po' mica ti ho detto di andarci a letto, no? Solo di stargli molto molto vicino. In amore e in guerra tutto è lecito, anche infettare l'avversario. Io credo che tu debba darmi qualche spiegazione, Gloria. Beh, mi sono sentita meglio e sono venuta a farmi un massaggio. Dov'è il problema, si può sapere? Beh, non te l'ho detto perché sicuramente mi avresti risposto che non era il caso. E ieri allora? Sei uscita anche ieri. Prima una mostra, perfino una degustazione di vini, molto indicato per chi ha problemi di cuore. Ah, ma tu mi hai seguito. E tu non stai male, tu non sei mai stata male, tu hai finto. Ho finto, Dio, che parola grossa. E hai finto perché avevi bisogno di me. Diciamo che ho simulato di non stare benissimo perché gradivo la tua presenza vicino a me. Ma dovrei essere lusingato, no? Ma invece io non lo sono. Io penso che tu abbia fatto una delle cose più immorali della tua vita, che diciamo già non sono poche. Senti Mario, va bene, ti chiedo scusa. Sì, effettivamente, ho un po' esagerato, ma non facciamone una tragedia. Va bene, non ne facciamo una tragedia. Dimmi che hai bisogno di me, per favore. Sì, ho... Che non puoi vivere senza di me? Uff. Non posso vivere senza di te. Adesso vogliamo andare, di grazia. Bene, se è davvero come dici, io penso che non ci sia nulla in contrario a dimostrarmelo. Se vuoi che io torni con te, Clelia, mi devi sposare. No, anzi, per essere precisi, mi devi risposare. Molto divertente, Mario. Guarda che non è uno scherzo. Guarda come sono serio. Tu pensaci e fino ad allora non abbiamo più niente di...